Questo è il primo di una serie di video dedicati agli amici che vengono in pesca con Capitan Francesco Martelli. I pescatori, componenti dei vari team, saranno loro stessi, con i loro smartphone, gli autori di foto e video con delle riprese effettuate in diretta durante la battuta di pesca. Al termine della pescata, nei loro smartphone rivedranno e rivivranno le emozioni e le sensazioni avute e vissute, di sicuro con tanti pesci, catturati e issati a bordo. Le clip realizzate saranno condivise con Capitan Martelli, il quale, da esperto pescatore, passerà per necessità all'altro mestiere di giornalista e produrrà dei video con i protagonisti che saranno i veri attori ed autori delle battute di pesca. I video saranno editati con cura dal capitano e giornalista e saranno scaricati nella playlist dei I Team in pesca con Francesco Martelli, nelle varie specialità indicate nei links Bolentino, Light Drifting, Traina, eccetera, nel sito ufficiale della scuola di pesca in mare www.martellifrancesco.it. Inoltre, gli stessi video saranno scaricati nel canale YouTube Francesco Martelli, nel quale i componenti del team potranno ancora una volta rivivere le emozioni on board with Capitan Martelli. Si è ripresa, è arrivato vicino e si è ripresa. Come clicchera di sotto della. Che deve vedere? Il tonno. Senti. Il tonno. Agganciata la palamita, probabilmente. No, anche secondo me non è una palanita, perché non dà le zuccate. Però tira, Riccardo con prudenza. Canuta, tanuta, bella, guarda che bella che è. Ecco, questo non scappa più. Anche bella. Una bella tanuta. Quel branchetto di pesci, però no. Ma che bello che è. Peccato. Visto con 3 anni. Peccato che non è buona da mangiare. Indice pollice nelle branchie. Sempre. Ma che bella tenuta. Bella. Tieni, vai. Guardami Ricky, è tua questa, perché Francesco ha sempre il vizio di prendersela in mano lui, ma è tua questa. Fatti vedere Rick, ecco qui, la prima probabile palamita, la prima di Ricky, questa tira, ecco il colore, si vede sotto, questa tira forte, sono già 10 minuti che combatte. La canna così a sinistra perché tu c'è qui, che ti mantenetela sempre in questo settore. Guardare come si piega, attrezzatura leggera, light drifting. Però no, ma oh. No, porta pazienza. Perché la palamita si stanca, ma allo stando prende un paio di boccate fuori dell'acqua. Allora ecco, lo lascio così, dai. Azione di frizione per stancarla, lasciarla sfuggire. Ricky concentrato, 10 minuti di combattimento e la palamita è ripartita. Ti sei entrato sui denti. Canna
sempre in tensione, sempre piegata. Ogni volta che si avvicina alla barca riparte. È un combattente. Occhio, occhio quando sta per ripartire, mollati subito che lì. Ecco qui. Sei sempre. Ecco il colore. Al limite te lo spicca tutto, Ora, ora anche si trova, prova. Sai che non è una palamita? No, non è una palamita. Sembrava di. No, no, una palamita. Ha dato la prima boccata d'aria. Bravo, recupera un pochino e pompa, però sempre, sempre. Concentratissimo. Preso, dai. Pesce combattente. Bravo Ricky. Ecco la palamita di Ricky. La palamitella. Palamitella. Divertente. Bella pesca combattente con un pesce combattente. Non è grande, ma è stato divertente. Beh, molto, Madonna, che e comunque è sempre un bel pesce. Cos'è la mia? Probabile palamita, la prima di Ricky, questa tira, ecco il colore, si vede sotto, questa tira forte, sono già 10 minuti che combatte. La canna così a sinistra, perché qui così, perché ti metti a guardare come si piega, attrezzatura leggera, light drifting.